Siamo nell'area del microtunnel, alle spalle della spiaggia di San Foca, dove appunto si sono ormai concluse le operazioni progettuali e si stanno anche per concludere le operazioni di ripristino del contesto paesaggistico. Alle mie spalle si trova una delle più importanti architetture rurali a secco incontrate dal tracciato del metanodotto della TAP. Nella fase ante operam è stato effettuato un attento lavoro di documentazione, sia fotografico ma anche grafico, nel senso che sono state redatte planimetrie, prospetti e sezioni di questa importante struttura paesaggistica architettonica. Successivamente poi ogni singola parte di questo muro, a partire quindi dalla testata fino alle fondazioni, sono stati stoccati in maniera separata all'interno di bancali, ognuno appunto della capacità di circa un metro cubo. In seguito, una volta appunto concluse le operazioni progettuali di scavo del microtunnel, sono state avviate le attività di ripristino di questo muro, dove il materiale contenuto all'interno dei pallet è stato riposizionato, risistemato esattamente nella stessa identica posizione dove è stato rimosso. Siamo al cluster 9 del progetto TAP in agro di Melendugno, dove sono stati ripristinati gli ulivi interferiti dal progetto. Sono gli ulivi che sono riusciti a completare il ciclo di espianto, stoccaggio temporaneo a Masseria del Capitano sotto i canopi e successivo reimpianto. Gli ulivi risultati positivi alle analisi molecolari sono stati oggetto di disposizione di abbattimento da parte delle autorità locali. La legna è stata riconsegnata ai proprietari dei fondi e, ove TAP fosse proprietaria del fondo, è stata data in beneficenza. Al fine di ripristinare lo stato dei luoghi, a sostituzione delle piante che per causa di forza maggiore sono state abbattute, TAP ha chiesto al Ministero la possibilità di sostituirle con piante resistenti alla xylella fastidiosa. E quindi, a sostituzione delle piante abbattute, nei fondi sono state impiantate delle piantine più piccole, che comunque sono piante di 2 anni di età e a breve, entro qualche anno, entreranno di nuovo in produzione.